Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ho deciso di fare un video confronto fra giochi di simulazione di guida che hanno all'interno del loro parco macchine l'Hypercar Porsche 963 Team Penske e il circuito di Le Mans. Quindi sarà un confronto fra Forza Motorsport, Assetto Corsa, Automobilista 2 e Le Mans Ultimate. Forza Motorsport ha introdotto circa una settimana fa l'aggiornamento con inclusa la Porsche Hypercar 963 Team Penske 2024, quindi questo gioco è entrato a far parte appunto di questo confronto per questo motivo. Dopodiché Assetto Corsa, gioco del 2014 che non ha all'interno del suo parco macchine quest'auto, ma con le mod e le skin sviluppate da sviluppatori di terze parti, ragazzi, hanno introdotto anche quest'auto in versione 2024 e anche il circuito aggiornato a quello che è appunto il circuito di Le Mans ai giorni nostri. E poi come ultimo gioco a confronto è Le Mans Ultimate, come dice il nome, gioco dedicato a Le Mans, dedicato al WEC, dove ovviamente la Porsche 963 Team Penske è inserita d'obbligo. Quindi sarà un confronto fra questi tre giochi, non è un confronto su quale è meglio, quale è peggio, quale è più simulativo, quale no, anche se Le Mans Ultimate è sicuramente il più simulativo ma anche il più difficile fra questi giochi, ma sarà un confronto giusto per far vedere come sono stati interpretati questi circuiti, queste auto da vari sviluppatori, da sviluppatori diversi fra di loro. Quindi sarà un confronto più che altro grafico, anche perché io non sono un pilota pro che è in grado di diagnosticare veramente i particolari dettagli nella simulazione. No, io sono uno che si diverte a pilotare, si diverte con i simulatori di guida, però non sono un pilota pro. Però mi piace tanto utilizzare giochi diversi che abbiano all'interno stessi circuiti e stesse auto per vedere appunto il comportamento dato da ogni azienda produttrice di videogiochi, come ha interpretato quel circuito e quelle auto, quindi come la fisica dell'auto è stata sviluppata da ogni sviluppatore di questi simulatori di guida. Quindi detto tutto questo, mi raccomando, se questo video dovesse piacervi lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime, spoiler dei prodotti che arrivano qua sul canale, ma anche tanta simulazione arriva su Instagram. Sempre se vi va iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardante tutta la tecnologia in generale, e vi invito anche a seguirmi sul mio canale Telegram Usati Poco da un Nerd e Mezzo, dove pubblico tutti i dispositivi che recensisco, che poi non tengo per me, quindi tanti perché sono doppi o perché magari io non me ne faccio niente, quindi li metto in vendita sul mio canale Telegram Usati Poco da un Nerd e Mezzo a prezzi davvero davvero bassi. Ma quello che dovete fare assolutamente è iscrivervi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, una recensione, un test, un tutorial o una novità. E a questo punto però direi che abbiamo parlato fin troppo, è ora di scendere in pista con le Porsche 963 Team Penske 2024 nei circuiti di Le Mans con Forza Motorsport, Assetto Corsa, Automobilista 2 e Le Mans Ultimate. Scendiamo in pista! Questa è la Porsche 963 per Forza Motorsport.
Questa è la Porsche 963 per assetto corsa, mod e skin aggiornate al 2024. Questa è la Porsche 963 per automobilista 2.
Questa è la Porsche 963 per Le Mans Ultimate. Yeah.